Allora, ragazzi, benvenuti al nuovo capitolo, minore armonica oggi senza basso, che vorrei un attimo spiegarvi in modo più semplice possibile, come sempre, come si costruisce, come si armonizza la scala minore armonica, cos'è la scala minore armonica. Tralascio un po' di storia, di teoria per arrivare prima al dunque. Tanto trovate tutto come sempre nel PDF. La scala minore armonica è ovviamente la scala minore naturale con la settima maggiore, e questo perché molto spesso, diciamo, nella musica classica, comunque già in antichità sentiva il bisogno della sensibile, diciamo, della settima che risolvesse sull'ottava. Tralascio appunto troppi dettagli che potrebbero confondervi e passo subito a vedere come è composta e faccio una manovra. Eccoci qui, vi ho fatto uno schema che ora vi spiego. Allora, innanzitutto queste sono le note della scala minore armonica di Do. Quindi abbiamo la tonica, Do, Re, seconda maggiore, Mi bemolle, terza minore, il Fa la quarta giusta, il Sol la quinta giusta, la bemolle sesta minore e il Si la settima maggiore. Quindi come si costruiscono gli accordi? Gli accordi sono tutti successioni di terze. Quindi se noi prendiamo tre intervalli di terza di queste note qui, si costruisce, se partiamo dal Do, si costruisce la prima triade, che è questa, Do, Mi bemolle, la terza infatti, e Sol, che è la terza di Mi bemolle. E questa è la triade semplicemente minore, infatti sul primo grado abbiamo la triade minore. Se aggiungiamo un'altra triade, scusate, un altro intervallo di terza al Sol, abbiamo un Si naturale e quindi una terza maggiore. E di conseguenza il nostro accordo sul primo grado è una quadriade così chiamata Do minore major 7. Quindi questo è il primo accordo che non avevamo ancora scoperto, scopriamo ora di vitale importanza. E quindi abbiamo tonica, terza minore, quinta e settima maggiore. Qui sotto trovate le altre note, aggiungendo sempre una terza all'ultima nota del precedente accordo, quindi avremo un accordo a 5 voci, 6 voci e 7 voci. Sul secondo grado, quindi io parto dal Re, prendo la prima, la terza e la quinta, partendo dal Re, quindi Re, Fa, La bemolle, questa è una triade e minore, scusate, diminuita. La triade diminuita, quindi sul secondo grado. E aggiungendo un'altra terza avrò appunto il Do, che è la settima minore di Re, e quindi, come vedete qui, la quadriade sul secondo grado è un semidiminuito, un Re minore settima bemolle quinta, che ovviamente si può scrivere anche col pallino, col cerchietto. Qui è lo stesso discorso di prima, si aggiunge sempre una terza all'ultima nota, quindi se aggiungo un Mi bemolle a Do avrò l'accordo semidiminuito con la nona bemolle, ma questi sono un po' difficili da trovare, quindi ci fermiamo alla quadriade. Sul terzo grado, quindi riparto, vado a vedere le mie note, avrò Mi bemolle, la terza Sol e la terza Sol Si, quindi avrò appunto una triade aumentata. Aumentata perché Mi bemolle, Sol è la terza maggiore, Si è un'altra terza maggiore, quindi automaticamente il Si è la quinta diesis di Mi bemolle e ci dà la triade aumentata. Quindi anche questa è, diciamo, prima novità che non abbiamo nella scala maggiore. Se a questa triade aggiungiamo un altro intervallo di terza, quindi se al Si aggiungiamo una terza della scala di Do minore armonica, abbiamo il Re. E quindi sul terzo grado avremo questo bel accordino che non si trova quasi mai, perché Mi bemolle, major 7,
diesis quinta, cioè la triade aumentata con la settima maggiore, per farla breve. Stesso discorso di prima per 5, 6, 7 voci dell'accordo. Il quarto grado abbiamo Fa, La bemolle, Do per la triade, quindi abbiamo Fa minore, quindi il quarto grado è minore, quindi pari pari alla minore naturale. La quadriade è un Fa minore settima, che abbiamo in Mi bemolle. La particolarità di questa scala è la quarta aumentata, quindi è una scala dorica, uguale alla scala dorica, però con il quarto grado aumentato. Il quinto grado più importante della scala minore armonica, quello che vi dicevo, viene sempre preso in prestito, diciamo, nelle tonalità minore, appunto per l'accordo di dominante, che non abbiamo nella tonalità minore naturale, è appunto una triade maggiore, ovviamente, Sol, Si, Re, e una triade maggiore più la settima minore se aggiungiamo una terza al Re, quindi Fa naturale, ci viene Sol settima. La caratteristica però ancora più importante, quindi una nuova scoperta di questo accordo è se aggiungiamo la nona, che è bemolle, quindi abbiamo Sol settima, bemolle nona. Questo accordo insieme a Sol settima, bemolle nona, bemolle 13 è molto usato nella cadenza del 2-5-1 minore, che sarebbe praticamente in Do, Re semidiminuito, Sol settima, appunto, spesso bemolle nona, bemolle 13, l'accordo è proprio preso da questa scala. E Do minore volte maggior seme sul primo grado, o Do minore semplicemente. Il sesto grado è quello che poi in una delle dei prossimi moduli andiamo a vedere come mai mi interessa così tanto. Per ora mi limito a dirvi che si chiama Lidio seconda aumentata. Ah, mi sono dimenticato di dirvi questa si chiama Frigio maggiore oppure Frigio dominante. Il sesto, dicevo, La bemolle Lidio, seconda aumentata, o diesis nona, chiamatela un po' come vi pare. Abbiamo la triade maggiore, quindi La bemolle Do, Mi bemolle. La quadriade, se aggiungiamo una terza al nostro Mi bemolle, abbiamo Sol, quindi La bemolle maggior seme. E ovviamente però la nota, che il grado che ci interessa di più di questo accordo Lidio, la diesis nona, che lo differenzia appunto dall'accordo classico Lidio, che ha sulla quarta aumentata. Quindi quarta aumentata e nona aumentata. E poi sul settimo, scala che io non ho mai capito in realtà come si chiama, però l'ho sempre chiamata super lorica diminuita, è molto molto particolare, diciamo che non ci interessa, la quale è un Si settima, un Si diminuito settima, scusate. E detto questo, mi sembra che si può chiamare anche scala diminuita o altro, che ora sinceramente non approfondisco più di tanto. Qui ho messo le conclusioni, quindi se armonizziamo la scala minore armonica, abbiamo sul primo grado una triade minore, un accordo minore maggior seme, sul secondo la triade diminuita, un accordo minore settima bemolle quinta, ovvero diminuito. Sul terzo grado una triade aumentata, l'accordo maggior seme diesis quinta. Sul quarto grado la triade minore, l'accordo minore settima. Quinto grado triade maggiore, accordo settima bemolle nona o anche bemolle 13. Sesto grado triade maggiore, accordo maggior seme diesis nona, come abbiamo visto prima. Il settimo grado la triade diminuita e l'accordo diminuito settima. Allora, per ora mi fermo qui, sono tante informazioni, vi ho fatto esempio in Do, però vale per ogni tonalità possibile, quindi intanto abbiamo visto come si armonizza una scala, soprattutto come si armonizza questa scala, che accordi ci dà, che triadi ci dà, e quindi ci ha fatto scoprire già diversi elementi che la scala maggiore non ci dà. Prossimo modulo andiamo a vedere, a sentire la sonorità che ha questa scala così particolare. Dopodiché
l'andiamo anche a mettere in pratica per vedere dove usarla, come usarla e quali sono i piccoli trucchetti, diciamo così, per le successioni armoniche, diciamo particolari, successioni armoniche particolari dove possiamo utilizzare con qualche piccolo trucchetto appunto questa meravigliosa scala, forse una delle più belle in assoluto. Tornati allora alla minore armonica. Per ora vediamo innanzitutto quali sono gli accordi che non avevamo ancora conosciuto, ancora scoperto con l'armonizzazione della scala maggiore, e sono ovviamente quello sul primo grado, quello della scala minore armonica, che è armonizzato a quadriade. Abbiamo visto che viene, rimaniamo in do minore armonica, viene do minore major 7, quindi già questo nuovo accordo. Quindi un accordo minore con la settima maggiore. Andiamo intanto a vedere le posizioni per questa quadriade. Allora, partiamo col primo dito, l'indice. Mignolo, anulare, medio. Con il mignolo. Con il medio, suono la tonica col medio, terza minore con l'indice, la quinta con il mignolo, la settima maggiore con l'anulare. Suoniamo su tutta la tastiera, come sempre. Altri accordi, ripeto, che si possono trovare armonizzando la scala minore armonica. Abbiamo visto che sul secondo grado abbiamo un semidiminuito, quindi lo conosciamo già. Il terzo grado, questo è un accordo che non si trova molto spesso, perché di solito i diesis quinta sono accordi di settima e dominante, però andiamo a vedere un attimo. Quindi restando in Do diventerebbe Do major 7 diesis quinta. Ne abbiamo la triade aumentata, Do mi Sol diesis, e la settima maggiore che è Si naturale. Si può prendere così, partendo anche con l'anulare, quindi un'altra novità. Oppure con il primo dito, con l'indice, indice mignolo, anulare, indice. L'altro accordo che sicuramente è fondamentale, e poi vedremo anche nel dettaglio il motivo. Tralasciamo il quarto grado, che è un accordo di minore settima. Sul quinto grado c'è questo accordo, sì, di settima, quindi siamo in Do, Sol settima. Ma come avete visto, è un Sol settima un po' particolare, perché c'è questa bemolle nona. Bemolle nona, vedremo poi che
che importanza ha questo accordo, soprattutto nel jazz, quanto spesso lo si trova, soprattutto nella cadenza minore del 251, che in Do sarebbe Re semidiminuito, Sol settima, spesso appunto bemolle nona, quindi l'accordo è proprio preso da questa scala. Ricordatelo e studiatelo questo accordo, quindi un accordo di settima ci aggiungete la nona bemolle e volendo anche la bemolle 13, che è un'altra nota molto particolare in questo accordo, quindi sempre un mi bemolle in sol. Sarebbe questo accordo qui, un po' suonato con le possibilità del mio strumento. Sul sesto abbiamo l'accordo lidio, fondamentalmente, con l'unica differenza che c'è la diesis nona in questo caso, per ora tralasciamolo. E poi c'è il diminuito settima che avevamo già visto quando abbiamo studiato gli accordi, quindi nel primo capitolo. Però gli ridiamo un occhio, gli ridiamo un'occhiata veloce, quindi in tonalità di Do minore armonica abbiamo un Si diminuito settima. Questi sono gli accordi principali della scala dell'armonizzazione della scala minore armonica. Andiamo a vedere ora proprio la scala nel dettaglio, quindi la scala minore armonica. Per la mia esperienza musicale, dei modi, quindi scale modali della minore armonica, ho sempre studiato esclusivamente. Ovviamente la minore armonica proprio, e il frigio di dominante, frigio maggiore che abbiamo visto sul quinto grado, e volendo anche basta, sinceramente, perché per quanto riguarda la mia esperienza mi è stato sufficiente conoscere bene queste due scale. Poi vedremo una particolarità un'altra scala che poi porterò un esempio carino, il sesto grado è lidio seconda aumentata. Ci arriveremo tra un po'. Quindi queste sono le tre scale che prenderò in esame. Quindi Do minore armonica, vediamo le posizioni, dito indice, il primo dito, la settima maggiore la prendo con il medio e l'ottava con l'anulare, col dito mignolo, volendo con il medio. Strana questa. Non sa mai che magari è quella che preferite. quindi suoniamo ora tutta la scala su tutta la tastiera. Particolarità di questa scala è ovviamente il salto di tono e mezzo che c'è tra la sesta e la settima, quindi nel caso di Do
tra la bemolle e si naturale. Mettiamo una base di Do minore, quindi senza settima, Do minore, così ci suoniamo in quello che ci pare. Andiamo a sentire la sonorità di questa scala con la base. Confrontiamola con la minore naturale. Passo alla minore naturale. Rivado sulla minore armonica. Proviamo a suonare qualcosa di decente. Allora, per ora mi fermo qui. Ovviamente sulla minore armonica ci dovremmo stare un po' di più rispetto a una scala, diciamo, comune. Non mi addentro troppo sul discorso ascendente e discendente, che spesso leggo che in realtà minore armonica diventa minore naturale quando si discende, cioè quando si fa discendente. Questo è un po' un discorso molto lungo da approfondire. Si parla comunque di casi e casi, musica classica, jazz, che poi c'è chi l'ha chiamata anche scala jazz, quindi ascendente e discendente uguale. Non mi addentro troppo in questo argomento, che è un po' spinoso, quindi vorrei confondere troppo le idee. Noi suoniamola come più ci piace, quindi sullo stesso accordo si può benissimo alternare la minore armonica con appunto minore naturale o qualsiasi scala minore con la settima minore. E detto questo, studiate intanto l'arpeggi che abbiamo visto e la scala su tutte le tonalità. Vi segno un po' di esercizi nel PDF e poi ci vediamo al prossimo video. Buonasera ragazzi, allora ultimo capitolo, ultimo video per quanto riguarda la minore armonica. Vado subito al dunque e vi voglio mostrare due o tre situazioni, diciamo, successioni armoniche sulle quali possiamo divertirci, sperimentare appunto l'utilizzo di questa scala, di questo colore particolare che ha. Ovviamente questa scala
si può usare un po' in tutti i generi. Ovviamente, come dico sempre, ci sono dei generi, dei contesti musicali in cui si adatta di più, in altri meno, ma quello che conta alla fine è il nostro orecchio, il nostro gusto e soprattutto ciò che vogliamo trasmettere con la musica. Quindi, fatta questa premessa, vado subito al dunque. Voglio mostrare innanzitutto due successioni armoniche molto comuni. Vediamo La minore, La minore, Sol maggiore, Fa maggiore, Mi maggiore. Ovviamente la tonica, l'accordo di tonica è La minore, la tonalità è La minore. Si sente che c'è bisogno di risolvere qui, detta molto brevemente. Se andiamo a vedere gli accordi, scopriamo che se noi avessimo utilizzato gli accordi, esclusivamente gli accordi dell'armonizzazione della scala minore, che abbiamo visto qualche lezione fa, avremmo dovuto utilizzare La minore, ok, Sol maggiore, ok, Fa maggiore, va bene, e Mi minore. Non è che ci piace tanto, e questo è il classico, diciamo, rubarsi, diciamo così, gli accordi a vicenda tra le varie tonalità minori. In questo caso, appunto, si sente la necessità di un accordo che mi rimandi alla minore, e non c'è accordo migliore che l'accordo costruito sul quinto grado maggiore o comunque di settima, maggiore, settima, minore. La scala minore naturale non ce l'ha, quindi lo prende in prestito dalla minore armonica. Questo caso. Quindi il nostro giro diventa perfetto. La minore, Sol, Fa, Mi settima. Quindi in questo giro di accordi si potrebbe utilizzare la scala minore armonica sul primo accordo, che è La minore, quindi ci sono quello che più mi piace. Sul secondo, o La minore naturale, perché ovviamente Sol, quindi non posso suonare La minore armonica, cioè, quantomeno non è la mia prima scelta, perché avrei il Sol diesis che cozza leggermente con l'accordo di Sol. Poi Fa maggiore e ci posso suonare appunto la scala minore armonica di là. Provatela con un loop, con una base, con l'applicazione che vi ho detto, con quello che vi pare. E l'altro esempio che vi voglio fare, rimaniamo per ora in la minore. Allora, La minore settima, Si semi diminuito, Mi settima. Cosa è successo qui? Allora, io ancora una volta tonalità di La minore, quindi La minore settima sul primo accordo, terzo accordo, ancora una volta Mi settima, che è chiaramente l'accordo della minore armonica. Quindi anche in questo tipo di successione armonica posso utilizzare la scala minore sul primo accordo, minore naturale, tanto quanto la
scala dorica, la pentatonica minore, o le note dell'arpeggio. Sul secondo e terzo accordo posso suonare tranquillamente la minore armonica, sempre di là. Anche in questo caso, diciamo che più o meno questa è la cadenza 2-5-1 minore, ho solo invertito gli accordi. 2-5-1 minore di là sarebbe appunto il primo accordo Si semidiminuito, Mi settima, o Mi settima bemolle nona. La minore o settima, o si può trovare la minore Jurzene, o semplicemente la minore. Anche qui potete fare un loop, oppure trovare una delle miliardi di backing track ci sono su internet, o costruirvela, crearvela da soli. Quindi in questo caso è uno stile un po' o swing o Latin, si presta bene, e provarci questa scala. L'ultimo e più bello consiglio e trucchettino di oggi è sulla seguente successione di accordi, che non ho di certo, ahimè, inventato io, ma che vi propongo. Facciamo il Mi perché là sono un po' stufato. Allora, seguitemi con calma, attentamente, ma tanto poi trovate il PDF con scritto tutto. Quindi, primo accordo, Mi maggiore a triade. Secondo accordo, Mi major 7, quindi si rimane in Mi. Terzo accordo Mi sesta, quindi col Do diesis. Quarto accordo Mi a triade. Quindi questi quattro accordi, tutti maggiori, cambiano poche note tra di loro. Poi vado in minore, sempre di Mi, quindi sentite come sono pazzo. Mi minore, major 7, questo già vi dovrebbe far accendere una lampadina, minore armonica, è il suo accordo proprio. Poi Mi minore sesta, Mi minore a triade, e all'ultimo accordo un bel Mi diminuito o Mi diminuito settima, Si bemolle. Allora, se io qualche anno fa mi fossi trovato davanti a questi 7-8 accordi diversi, non avrei saputo a che parte rifarmi per improvvisarci qualcosa. Andiamo a vedere. Allora, sul Mi maggiore, io potrei utilizzare la triade di Mi, la scala maggiore di Mi, la pentatonica maggiore di Mi, che poi vedremo, insomma tutto quello che abbiamo visto finora. Mi major 7 identico, prendo la quadriade di Mi maggiore, va benissimo la scala maggiore, va benissimo la triade, va benissimo la pentatonica. Mi sesta uguale, quindi pentatonica oppure arpeggio di Mi sesta, oppure la scala maggiore va benissimo, e Mi sulla quarta battuta uguale al primo, quindi idem. Andiamo a vedere però a minore cosa succede. Mi minore major 7, la minore armonica va benissimo perché è il suo, quindi volendo la minore melodica, ma non l'abbiamo ancora vista, per ora lasciamola da parte. Mi minore sesta,
si può suonare la triade minore, la pentatonica minore, la scala dorica, che è la sesta maggiore, e volendo la minore melodica, ma per ora abbiamo detto di lasciarla bene. Mi minore a triade, triade mi minore, il scala minore naturale, la scala minore armonica, perché non è indicata settima, quindi ci sono quello che voglio, e così via. Il mi diminuito è un bel casino. Posso utilizzare l'arpeggio diminuito, diminuito settima, quindi la triade diminuito, l'arpeggio diminuito settima, oppure quella scala che avevamo intravisto, una super locrea diminuita, però se ci fate caso, su 8 accordi, diciamo più o meno 5-6 scale, diventa davvero complicato, in così poco spazio, diciamo, temporale, di battute proprio, sono troppe scale. Quindi c'è un trucchettino che voglio farvi notare. Se vi ricordate la lezione scorsa, due lezioni scorse, vi avevo detto di fare attenzione a quando si armonizza la scala minore armonica al primo, alla scala che si genera, quindi sul primo grado ovviamente, che è la minore armonica, sul quinto, il frigio maggiore o frigio dominante, vi avevo detto anche il sesto, che era il famoso lidio aumentato, lidio non aumentata, lidio seconda aumentata. E andiamo a vedere questa scala. Allora, abbiamo il Mi, poi abbiamo la nona, la seconda aumentata, quindi Fa doppio diesis sarebbe, che Fa diesis alla nona maggiore, Fa doppio diesis alla nona aumentata, poi il Sol diesis, la terza maggiore, La diesis, che è la quarta aumentata, il Si naturale, che è la quinta giusta, Do diesis, la sesta maggiore, e Re diesis, la settima maggiore. Allora, se io considero queste note che vi ho detto, quindi Fa doppio diesis, lo considero come Sol naturale, quindi come si suol dire, lo penso in modo enarmonico, perché sono la stessa nota con un nome diverso. Quindi abbiamo sia la terza minore che la terza maggiore, Sol e Sol diesis. La quarta aumentata la posso pensare come quinta bemolle, la stessa cosa, quindi La diesis lo penso come Si bemolle, e la mia sesta maggiore, quindi Do diesis, la penso come al Re bemolle, quindi alla settima, può essere una settima diminuita. Questo cosa mi consente? Mi consente di utilizzare in realtà un'unica scala, più o meno, su tutti gli accordi, sicuramente quelli minori, ma anche volendo quelli maggiori. Vi spiego perché. Perché se io sul... iniziamo allora da quelli minori. Se sul Mi minore major 7 ci sono la scala lidia aumentata di Mi, mi sta bene perché le note dell'accordo sono Mi, Sol naturale, Si e Re diesis, che io ho con questa scala, che abbiamo detto che il Fa doppio diesis lo possiamo considerare Sol naturale, quindi va bene. Il Mi minore sesta ha il Mi, il Sol, il Si e il Do diesis, quindi abbiamo visto che va bene, perché le abbiamo tutte queste note. Il Mi minore naturale, cioè il Mi minore a triade, va bene anche questo, Mi, Sol, Si, e il Mi diminuito o Mi diminuito settima va bene anche questo, perché se io considero Mi diminuito settima avrebbe Mi, Sol, Si bemolle,
re bemolle, settima diminuita. Abbiamo detto che mi ce l'ho, sol ce l'ho se lo considero, appunto il fa diesis lo considero, il fa doppio diesis lo considero sol, il si bemolle lo stesso con la diesis, quindi c'ho anche quello, e re bemolle uguale do diesis lo considero re bemolle e ho anche questo, quindi tutti i quattro accordi minori sono a posto. Su mi, il mi maggior 7, mi sesta e mi, se io faccio attenzione al sol naturale e ci vado un po' coi piedi, diciamo, senza pestarlo troppo, posso suonarci ancora su tutti questi quattro accordi la scala di mi Lidia seconda aumentata. Andiamo a sentire, andiamo a fare un loop con questi accordi. Nemo. Adesso vado ad aggiungere la tonica che è sempre mi, altrimenti gli accordi vengono troppo pesanti. Questa è la mia loop. Vedere che successo sono questa scala. Sentito che non sempre può essere gradito l'utilizzo di questa scala, ma insomma è una possibilità in più anche in un contesto così, diciamo, leggero. Sicuramente potete sperimentare anche in altri contesti musicali, e ovviamente è fondamentale analizzare i brani che sono stati pensati in questa scala. Basta pensare anche al grande Pastorius, quando ha analizzato le fantasie cromatiche di Bach, e appunto se ascoltate subito le prime frasi vi rendete conto benissimo che viene utilizzata la scala minore armonica e la scala minore naturale, appunto, in discesa, diciamo. Quindi prossimo modulo, prossimo capitolo vediamo la minore melodica, e per qualsiasi dubbio, che questo argomento ovviamente non è proprio semplice da acchiappare, scrivetemi e poi ci vediamo al prossimo video.